Bentornati su Nerdcore per un nuovo episodio di Re Capitan Troll, il primo di una ipotetica nuova stagione, per così dire, e bentornati dal vostro Capitan Troll per l'appunto. E oggi parliamo di un indie molto particolare chiamato Opus Echo of Starsong. Perché è interessante Opus? Perché è sviluppato dalla Sigono, che ha sede a Taiwan. E questo che vuol dire? Beh, ora ci arriviamo. Recentemente il mercato videoludico ha fatto un'apertura verso fette di mercato ancora inesplorate. Basti pensare a come l'anno scorso l'avvento di un gioco come Genshin Impact abbia veramente influenzato il mercato, o di come addirittura nella lineup di un evento come il PlayStation Showcase si sia presentato un gioco come Project Eve, un gioco sviluppato in Corea. E quindi l'apertura del mercato a questi nuovi ambienti di sviluppo è arrivata persino nel mondo degli indie, perché gli indie che ci arrivano a volte sono un po' furbi. Basta che scelgano un determinato stile grafico e un determinato stile musicale perché noi diciamo «Ehi, guarda, quello è un indie!». Quindi l'arrivo di nuovi prodotti che vengono da parti del mercato ancora più indie, ancora più sconosciute per noi, può portare una ventata di freschezza, ed è proprio il caso di Opus Echo of Starsong. Se vi dovessi descrivere il core gameplay di Echo of Starsong, direi che è una specie di microgestionale. Noi guidiamo un'astronave all'interno di una galassia dove dobbiamo gestire le tre risorse principali del gioco. Il carburante dell'astronave, perché ogni viaggio sprecherà una determinata quantità di carburante. Le placche dello scudo, perché nei viaggi potranno esserci degli incontri casuali risolvibili con una specie di tiro del dado. Tiro che, se verrà fallito, danneggerà la nostra armatura. O i kit d'esplorazione che ci permetteranno di esplorare queste grotte in degli asteroidi, oppure dei relitti cosmici, dove possiamo trovare materiali che possiamo rivendere nelle stazioni spaziali per poter comprare ad esempio il carburante, oppure comprare materiali che ci permetteranno di migliorare la nostra astronave, ad esempio ampliandone il serbatoio, cosa che ci consentirà di fare dei viaggi stellari più lunghi. Ma il gameplay di Opus non si limita a questo. Ad esempio ci sono delle sezioni dove noi proprio controlleremo uno dei protagonisti del gioco all'interno di queste grotte con dei veri e propri piccoli puzzle ambientali, e saranno le sezioni che ci porteranno avanti quella che è la trama. Trama che non utilizza troppe cutscene per andare avanti, ma più uno stile non dissimile dalle visual novel, senza contare che nelle sezioni più avanzate verso la fine del gioco ci saranno dei veri e propri minigame da risolvere. E quindi tutta questa impepata di cozze come si lega insieme? Con due elementi portati avanti molto bene. Il primo è la narrativa del gioco, che parla dei nostri tre protagonisti. Jun, che è un nobile decaduto che deve riportare il suo clan ai propri fasti, la strega Eda, e le streghe in questo mondo sono degli esseri che cantano per entrare in risonanza con una sostanza chiamata Lumen, che è la sostanza più preziosa dell'universo, un po' come la spezia di Dune, e Remi, che è un'orfana invece che deve dimostrare a se stessa di non essere un pessimo essere umano. Quindi sì, storia di rivalsa in mezzo alle stelle contro i protagonisti, supportata però da una cosa che non mi aspettavo, ovvero una lore. Perché all'interno del gioco si trovano diversi oggetti, documenti e descrizioni che ci parlano di quella che è la storia di questa galassia, con le sue guerre e la sua politica, e intrisa di profonda spiritualità, con addirittura diverse correnti religiose. Ad esempio il personaggio di Eda è intriso di spiritualità e di quella che è la religione di questo mondo. E tutto questo fa da pilastri portanti per questo mondo narrativo che sostiene tutto quanto in una storia veramente toccante, molto bella e commovente quando si arriva alle fasi finali del gioco. Il secondo elemento che fa da legante in maniera impeccabile è la direzione artistica. Perché lo sappiamo, le grafiche dei giochi indie molto spesso scelgono, appunto, come ho già detto, delle soluzioni un po' furbette. Invece lo stile grafico di Echo of Starsong si riflette perfettamente in quelle che sono le sue sezioni da visual novel, come le ho definite prima, e nei ritratti dei dialoghi dei personaggi, legando tutto perfettamente e dandogli una coerenza veramente, veramente bella. E il gioco mi ha colpito così tanto che la sua lore e tutti questi sottotesti politici e religiosi mi hanno fatto proprio dire: ma sai che con tutto questo materiale questo potrebbe essere un ottimo universo espanso dove si possono basare altri giochi, altre storie? E quando sono andato ad informarmi proprio sulla Sigono, ho scoperto che effettivamente è così e che Opus Echo of Starsong è solo uno di altri giochi. E io tra l'altro non vedo l'ora di giocarmeli questi giochi, anche perché, ragazzi, io sono un frignone e c'è un gioco che si chiama Opus The Day We Discover Earth. Cioè, con questo titolo così io già sto piangendo, io non vedo l'ora di giocarmi pure quello.
Quindi, che cos'è Opus Echo of Starsong? È un indie degli indie. È un gioco che merita assolutamente di essere giocato, di essere provato e di essere valutato, perché l'interesse che c'è verso titoli del genere potrebbe spingere altri a fare operazioni simili. L'unica nota di demerito che mi sento di dare a Opus è che purtroppo manca di una localizzazione italiana, quindi spero sappiate l'inglese o magari un'altra delle lingue presenti, non lo so, tipo il francese. Insomma, spero di avervi convinto assolutamente. Se questo video vi ha incuriosito, tra l'altro, vi invito a farlo vedere anche a tutti i vostri amici e parenti, tipo anche a vostra nonna che non capisce niente di videogiochi, magari diventa una pro gamer e vi spacca il culo a Call of Duty. E però vi ricordo ovviamente di cliccare tutti i bottoni presenti, tranne quello del non mi piace, qui su YouTube, e a seguire Nerdcore in tutte le sue varie forme e dimensioni, dal nostro sito al canale Viola, perché non si può dire quella cosa lì, a quanto pare su YouTube, che appunto mostra diverse dirette dove partecipiamo in molti e dove ogni giorno il nostro supremo leader e fondatore Lorenzo Fantoni va in onda con la sua rassegna stanca per leggere le principali notizie di cultura pop. Quindi io spero di avervi convinto. Comincia così questa bellissima nuova stagione di Re Capitan Troll. Io sono hypatissimo. Io sono Capitan Troll, dunque passo e chiudo e ci vediamo a un prossimo video.